Ciao. Ciao. Adesso, sulla base della nostra esperienza sulla Great Glen Way, vi daremo qualche consiglio che secondo noi potrebbe tornare utile. Innanzitutto abbiamo usato la guida. Questa qui. Cicerone. Comprata su Amazon. Sì, è quella che si trovava su Amazon, aveva una migliore valutazione degli utenti e quindi l'abbiamo presa. Questa guida è formata da due parti. Abbiamo una parte dove viene descritto l'itinerario, viene spiegato anche qualche curiosità locale, proprio cose. Sì, un libretto. E poi abbiamo le mappe. Le mappe sono state importanti perché comunque, nonostante sia ben indicato, avere una cartografia a 25.000 è davvero molto prezioso, perché ti permette di capire anche cosa stai guardando, dove sei, quanto manca alla fine della giornata e anche eventualmente dov'è il campeggio, quando è indicato correttamente. Ok, allora, innanzitutto le spine non sono uguali a quelle italiane. Ci vuole un adattatore apposta e comunque non in tutti i campeggi che abbiamo visitato c'era la possibilità di ricaricare l'attrezzatura tecnologica. L'unico che abbiamo trovato è alla Gunlock. La Gunlocks abbiamo trovato un adattatore. Negli altri campeggi invece si può lasciare il telefono in reception e loro te lo ricaricano, ma comunque non hai la disposizione. Non ci sono spine disponibili a te. Esatto, fino a Fort William almeno è così. Ok. Noi abbiamo percorso questo cammino, diciamo al contrario rispetto a come è indicato nella guida. Quindi abbiamo fatto da nord verso sud. O meglio, nella guida ci sono tutti e due i sensi di percorrenza. Il primo che viene spiegato è quello più frequente, quello da sud a nord. Quindi da Fort William a Inverness. Sì, e poi c'è un'altra, dopo metà del libro circa, c'è il senso opposto a quello che abbiamo percorso noi. Per noi era più comodo perché avendo l'aereo a Glasgow abbiamo fatto verso giù. Siamo andati da nord a sud anche con le... Il cammino è interamente ciclopedonale. Vuol dire che le strade sono molto ampie, non sono dei sentieri di montagna come si può immaginare muovendosi nelle montagne normalmente. E questo vuol dire che si può andare via con delle calzature anche meno rigide, quindi più comode per la camminata, visto che sono tanti chilometri al giorno. E a tratti ci si è anche su strada proprio. Sì, ma pochissimi, prevalentemente strade forestali. Il sentiero è sempre molto ben indicato da cartelli e bollini, vi metto qualche immagine qui davanti, e praticamente è impossibile sbagliare il sentiero, perché comunque è sempre ben indicato. Comunque, nonostante sia ben indicato, è bene sempre avere con sé la cartina, perché la cartina ti permette di capire appunto a che intersezione ti trovi, quanto manca, eccetera. Allora, l'acqua potabile è un problema, in alcuni tratti specialmente. La si trova nei campeggi, c'è proprio l'indicazione drinking water, però in alcuni tratti non c'è. Ad esempio, da Fort Augustus, l'ultimo campeggio, alla fine a Fort William non abbiamo più trovato acqua, se non alla Gunlocks la signora del bar ci ha riempito le borracce, però se non trovate quello non c'è acqua. Esatto. E non c'è neanche la possibilità di comprarla, soprattutto perché in questo tratto non ci sono gli shop. Cioè, bisognerebbe allontanarsi diverse miglia o qualche miglia comunque dal sentiero principale, perdi del tempo e devi trovare anche il negozio aperto. E noi abbiamo avuto fortuna, l'abbiamo trovata per fortuna a caso, e lì qualcuno aveva buttato delle bottiglie, aveva lasciato lì proprio l'intera sportina. Sì, stato proprio casuale, non credo che succeda. Sì. E ne abbiamo trovato quei 4 litri lì che ci servivano. Comunque, e sorprendentemente, perché quest'area è molto abbondante di acqua, si attraversano lungo il sentiero diversi torrentelli e siamo sempre vicino ai laghi, piove sempre. Ciò nonostante l'acqua non ha un bel colore perché è gialla prevalentemente, e nemmeno i locali, quindi gli scozzesi, si fidano di berla. E quindi o ci si porta via un filtro, un life straw o quello che è, e si può così arrangiare senza portarsi via grandi quantitativi di acqua, altrimenti ai campeggi bisogna fare una bella scorta. Questo se andate per campeggi ovviamente. Chiaro. Se andate per bed and breakfast o quello che è, ci sarà l'acqua. Ok, a proposito di campeggi, i campeggi costano tra i 10 pound e i 10 pound e 50.
E permettono di farsi una doccia calda e usare, vabbè, i servizi. C'è anche la possibilità di percorrere comunque il cammino senza campeggi, e quindi andando solamente per wild camp. Questo non ve lo consigliamo perché? Perché non per l'acqua. L'acqua e poi in secondo luogo comunque piove sempre. E tendenzialmente piove spesso e abbiamo notato che fare la doccia calda la sera è qualcosa di davvero gradito. E poi comunque avere anche il campeggio, insomma, è un riferimento anche per scandire meglio le tappe. Le tappe sono state definite da questo libro in un modo abbastanza bilanciato, secondo noi sono tanti chilometri, però il dislivello è anche relativamente contenuto e riempiono bene una giornata. Questo comunque è questo tipo di trekking, se vogliamo chiamarlo così, non è pensato principalmente per chi si muove in tenda. Questo perché secondo noi, perché la maggior parte dei camminatori avevano uno zaino leggerissimo, 25 litri tipo una genere, e anche si usano tanto i bed and breakfast, che sono più numerosi dei campeggi, e quindi le tappe possono essere spezzate anche più volte, e dormendo sempre sotto un tetto, insomma, che è la soluzione anche più comoda con questo tipo di clima, diciamo, ed è la soluzione che abbiamo visto essere la più gettonata. E anche non portandosi via tutto il cibo. Sì, sì, va bene, molto più leggeri. Nei campeggi non è necessario andare per forza in tenda. Se si prenota per tempo si possono usare anche i glamping pods o altri tipi di accomodamento che permettono di avere un tetto sopra la testa e non doversi portare appresso la tenda. Il panorama è abbastanza limitato, siamo quasi sempre su bosco e a tratti è anche un po' monotono, soprattutto col brutto tempo. Ed è per questo che secondo noi sarebbe bello farlo anche in bicicletta, più che a piedi proprio, perché le strade sono ampie, sono larghe, e quindi è una soluzione anche quella. Mm-hmm. Sì, il panorama inizia a essere visibile solamente negli ultimi 20-30 km, quando si finisce la Great Glen Way, si arriva vicino a Loch Lochy, e allora lì si inizia a vedere il Loch Lochy, abbiamo una vista anche sul Ben Nevis, riusciamo ad apprezzare meglio come è fatta la Great Glen, e quindi diciamo l'ultima parte è quella che dà più soddisfazione. O la prima, dipende da che verso la fate. Comunque vicino a Fort William i panorami sono migliori comunque. E la visibilità anche, il sentiero lascia più spazio. Allora, i paesini in cui è possibile fare acquisti alimentari sono Inverness, Drumdrochit, Port Augustus e Fort William. Poi in alcuni campeggi è possibile trovare anche qualcosa, tipo patatine, schifezze varie. Ma poco, comunque hanno il rincaro del prezzo. Meglio non fare affidamento e andare direttamente alle Coop o i vari supermercatini che ci sono. Lungo questo cammino c'è la possibilità nei paesini di appoggiarsi alle Corriere CityLink. Le Corriere CityLink sono degli autobus, appunto, che collegano Inverness a Fort William. È possibile acquistare i biglietti online e acquistandoli 2 giorni prima della partenza si ha pure una riduzione nel prezzo. È una cosa importante, amici, sono i midges. Qua è pieno. Quindi vi consiglio di prendere lo spray repellente. Sì. Perché abbiamo visto che lo stick non è che funziona tanto. Sì, sì, lo spray repellente probabilmente funziona di più. Magari date qualche spruzzata anche alla tenda, che non si sa mai. Sì. Ok, e va bene. Per quanto riguarda la Great Glen Way, non abbiamo altri consigli da darti. Vi mettiamo i link in descrizione di tutti i campeggi che abbiamo fatto noi, poi sono opzionali, fate quello che volete, e anche il link per la nostra pagina di Instagram, andate a seguirci. Ci vediamo nella prossima serie, sempre qui in Scozia, che ritratterà delle Highlands. Fateci sapere se vi è piaciuto il video. Ciao!